deve mettere il cuore in ogni cosa che fai. Il tempo è filo di una collana e in ogni perla avrai tutta la gioia che di persona ora vivi con noi. Il nostro viaggio fra i Grest su Telechiara e su Blu Radio Veneto con Extra Time prosegue. Arriviamo in una parrocchia in provincia di Venezia, diocesi di Treviso, dove a suo tempo c'è stato un prete che è diventato santo, Don Giuseppe Sarto, poi diventato Papa Pio X e poi diventato San Pio X. Qui l'Extra Time è quasi finito, sono andati un po' tutti a casa, ma qualche bambino ci racconta bene che cosa ha fatto nei laboratori. Com'è che ti chiami? Thomas. Ti diverti qua al Grest? Molto. Quanti anni è che lo fai? Questo anno era il primo, perché gli altri piangevo, avevo paura. Avevi paura di cosa? Non lo so. Ero spaventato di conoscere altre persone, non so perché. E quest'anno invece come mai ti diverti? Sono cresciuto e ho capito che bisogna fare altre conoscenze. Cos'hai in mano? Ho fatto un lavoro su una maglia, ho dipinto una maglietta. Possiamo vederla anche noi? Certo. Ecco la maglietta bella dritta dove c'è scritto? Ho scritto Animal Killer e poi ho scritto aprite gli occhi. E cosa vuol dire? Fate attenzione agli animali assassini, sarebbe. Quali sono gli animali assassini? Non lo so, io ho pensato agli squali. Ci sono gli squali a Salzano? No, credo di no. Credi di no, ma forse sì. Potrebbe essere. Mentre il Grest sta finendo e tanti dei partecipanti stanno andando via, siamo riusciti a raggiungere Federico, che ha fabbricato che cosa? Un orologio. Un orologio tutto rosso, e che figura c'è? È uno dei personaggi della storia. Non lo so. Non lo so. Come non lo sai? No, non lo so. Non lo sai, ma io l'ho già visto da qualche parte. Ma non lo so, l'ho già visto. Ci spieghi come hai fatto, che cosa hai fatto per costruire questo orologio? Ho tagliato un legno quadrato. Chi è questo? L'ho già visto anch'io questo. Poi l'ho pitturato. Il vecchio, quello di Heidi. Con la carta al carbone ho messo un foglio sopra il disegno e è venuto fuori il disegno. Poi abbiamo scritto i numeri e poi abbiamo messo le lancette. Ascolta Federico, ma quanto tempo ci hai messo? Quasi tutta la settimana. Addirittura? E adesso te lo porti a casa? Sì. Dove lo metti? Nella tua stanza o in cucina per tutta la famiglia? Nella mia stanza. Un applauso per Federico che ha fatto l'orologio, sempre nella parrocchia di Salzano, con la maglietta ufficiale della parrocchia, quella del Grest, dove ci sono i personaggi della storia che abbiamo già imparato a conoscere anche noi. Troviamo Matteo e leggiamo sul suo cartellino che partecipa o ha partecipato al laboratorio del mosaico. Matteo, facci vedere i tuoi lavori. Ecco i lavori di Matteo, riconosco un fungo, dei funghi, giusto? Ho indovinato Matteo? Sì. Sì. Con cosa sono fatti? Vedo che ci sono delle... non sono disegnati, sono fatti con degli oggetti, con che cosa? Con semi. Semi di cosa? Di zucca, di girasole o anche ste palline che non so come si chiamano, o semi di anguria. Anche semi di anguria, perché giustamente quelli non si mangiano, vero? Non si mangiano quelli. Spiegaci come hai fatto, che tecnica hai usato per farli così bene, così con i colori giusti. Allora, all'inizio ci hanno dato dei cartoncini con il disegno e dopo li abbiamo scelti. Dopo ci abbiamo messo la colla, abbiamo scelto i semi da mettere e li abbiamo incollati. E dopo asciugati, dopo asciugata la,
la colla, abbiamo messo il colore e dopo messo il colore l'abbiamo messo ad asciugare e hanno messo uno spray per farlo diventare lucido il colore.